Salve a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Roberto Vela e faccio parte dell'associazione NALUC, Napoli Community Studio Group. Per coloro che non ci conoscono, noi ci occupiamo della diffusione e della promozione del sistema operativo Linux e del software libero a Napoli, in provincia di Napoli. Abbiamo organizzato vari eventi nel corso degli anni, il più importante è il Linux Day, che si svolge a livello nazionale, però viene organizzato da noi a Napoli. E adesso abbiamo iniziato questa serie di workshop e seminari su temi riguardanti il software libero e l'open source. Oggi parleremo di Arduino con Luciano Esposito, poi sicuramente lui avrà occasione per spiegare il dettaglio di cosa si tratta. La prossima volta ci vediamo sempre nell'aula TA7, vabbè, oggi abbiamo avuto questo piccolo inconveniente. Ci vediamo nell'aula TA7 per parlare di Perl, che è un linguaggio di programmazione molto versatile. Lunedì 14 maggio alle 11.30, quindi siete invitati. Se volete sapere qualcosa di più su di noi, potete visitare il sito www.nalu.net. In questo momento che stanno istruendo questo brochure, vi spiegano un po' meglio che cosa facciamo. Se vi interessa, potete iscrivervi alla mailing list pubblica, dalla quale riceverete tutte le informazioni sui nostri eventi e su quello che facciamo ogni volta che organizziamo qualcosa, va bene? E penso che questo è tutto. Se vi fa piacere sostenerci comprando una maglietta o se volete entrare a far parte della nostra associazione, ci sarà uno di noi che comunque sarà qui per questo, quindi basta che chiedete a noi, va bene? Grazie mille. Buon pomeriggio, io come ha detto Roberto sono Luciano Esposito e oggi parleremo di Arduino. Innanzitutto vediamo un po' cosa andremo a trattare. Allora, vedremo questo piccolo oggetto qua, che è Arduino, non so di voi se l'abbia mai visto. Nello specifico parleremo di Arduino 1, una delle prime versioni, comunque una delle versioni più base per poter iniziare con questa board. Che cosa andremo a vedere? Che cos'è? Vabbè. Come è fatto? Cioè, nel senso che vedremo più in nello specifico, un po' l'architettura, un po' come è stato progettato, quali sono meglio o male i dispositivi principali con cui eseguono i nostri programmi e così via. Poi vedremo, l'idea e in particolare del processo di sviluppo del software, perché noi scriviamo un programma, poi questo programma deve passare in qualche modo su quella fonte, vedremo in che modo il nostro IDE che ci aiuta in questo sviluppo esegue i vari passaggi. Vedremo un po' di programmazione su Arduino, ma proprio qualche cosa riuscirà a capire, anche perché è semplicissimo. E chiunque abbia almeno una volta programmato riuscirà sicuramente a capire. E poi vedremo un esempio. Allora, l'esempio di utilizzo sarà con il, non so chi di voi abbia mai giocato la Wii, con il Nunchuck, con questo dispositivo qua, che di solito non è utilizzato per giocare, ma in questo caso lo utilizzeremo sia per controllare il servomotore, che vedremo anche come spedisce sui nostri dati, quindi attraverso la board sul computer. E come andremo a vederlo? Benissimo, andremo a vedere il protocollo IPC, che è il protocollo sia elettronico che informatico con cui comunicano, con cui comunica questo dispositivo. E poi vedremo anche appunto come poter controllare un motore di questo tipo, un servomotore. Cosa serve per potermi seguire? Una buona conoscenza del C e del C++. Perché? Perché purtroppo, o per fortuna, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare questo linguaggio di programmazione. Vedremo anche le motivazioni per cui è stato fatto questo. So che magari per chi non ha mai masticato potrebbe essere difficile, pesante, però è l'unico linguaggio disponibile per voi, quindi inseriamo questo. Poi, rudimenti di architettura dei calcolatori, per seguirmi un poco su come è fatto Arduino, ma non è che siamo qui a discutere di chissà quale tecnologia, l'importante è sapere bene o male il modello di von Neumann, ecco, queste cose. Io un po' di elettronica di base, ma ci limiteremo alla legge di Ohm, che va benissimo. Ok. Andiamo avanti. Che cos'è Arduino? Bene, no, troppo avanti. Troppo indietro. Mannaggia, vabbè. Allora, che cos'è Arduino? Arduino è una piattaforma, per lo sviluppo e la prototipazione rapida di hardware. Che cosa significa questo? Che io mediante un semplice di circuito elettronico che mi posso costruire, cioè le breadboard, non so se ne avete mai vista una. Sapete cosa è una breadboard? È una piccola piastra piena di buchi, dove io posso inserire i vari spinotti dei componenti senza dover utilizzare saldature. Anche perché la saldatura non è quella cosa semplice, ma è abbastanza pericolosa e personalmente ne ho parlato le conseguenze. E comunque aiuta per lo sviluppo di piccoli dispositivi o quindi per piccoli circuiti, anche perché l'Arduino non è che possa fornire chissà quanta tensione. Ma in ogni caso è utile perché
tramite l'Arduino è possibile controllare questi dispositivi in maniera anche piuttosto semplice. Che cos'è? Beh, un'ulteriore cosa che diciamo, e che poi effettivamente si concilia con la nostra filosofia come associazione, è che è open, quindi è compatibile con tutti i sistemi operativi, qualsiasi quello che utilizzate non è un problema. Lo sviluppo del software si basa su un semplice IDE, anch'esso open source, ed è basato su Java, quindi non è un problema, non c'è nessun problema di operabilità. Poi è controllabile tramite USB. Ora, l'Arduino, come potete ben vedere, non so se appunto vedete, ha due slot, due connettori. Uno è l'USB, che ci permette sia di alimentarlo, sia di poterlo programmare. E poi c'è un altro slot, questo qua, un connettore jack standard per l'alimentazione, eventualmente se lo vogliamo utilizzare per applicazioni notate al computer, magari l'abbiamo programmato, poi ci serve da un'altra parte, stand alone, quindi basta collegarci una mattina da una volta e va da solo. Dicevo, perché si concilia molto bene con la nostra filosofia di open source? Perché sia il codice genere degli applicativi, cioè compilatori, programmatore, l'IDE, sia il circuito elettrico di questa board sono disponibili in rete. Cioè chiunque può scaricarsi il circuito elettrico e farsi un suo Arduino, senza problemi. Chiaramente non dovrò chiamare l'Arduino, ma dovrò chiamare in un altro modo, perché comunque c'è la GPL. E la cosa principale, inoltre, di quelle poche cose che qua in Italia si fanno, è un progetto stato sviluppato, prodotto e veramente pensato qui in Italia. Tant'è vero che anche la produzione non viene fatta in paesi esteri, non è fatta qui. Sono misurata da Telecom Italia e da Olivetti, che sono messi insieme per fare questa cosa. La cosa più importante da dire, diciamo, apro una parentesi in particolar modo sull'open source. Allora, l'open source, come purtroppo in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni si è detto, è gratis. Cioè, create Linux perché è gratis, che non si paga. Ma chiaramente questa è una piccola motivazione del perché è buono l'open source. L'open source è buono anche per un'altra motivazione molto più profonda, la conoscenza. Se io vado, faccio un esempio, se io vado ad acquistare un software proprietario, io acquisto un oggetto software che posso esclusivamente usare e la fermo. Come questo software fa le elaborazioni? Come questo software arriva a dei risultati? Come questo software controlla qualsiasi cosa? Non lo so, è tutto mascherato, non vedo niente. Mentre invece con l'open source, oltre ad avere l'oggetto software che mi fa quello che deve fare, io posso prenderlo e andare a leggere il codice. Ora, questa cosa sembra banale, ma in realtà posso apprendere molto dal codice sorgente. In particolar modo, se me lo metto a studiare, come per esempio dovrebbe essere un sistema open come Linux, io posso capire tutto quello che fa. Posso vedere come mi va a gestire le periferiche, come mi va a gestire i driver, come lo scheduler mi va a scegliere i vari processi, come vengono implementati i segnali, come vengono implementati la memoria virtuale, tutto quello che c'è dietro lo sistema operativo. Tutto questo porta a conoscenza ed è comunque un ottimo bagaglio per chi, come me e come voi, è nel mondo dell'informatica, perché tanto state sicuri che su piattaforme serie, come potrebbe essere per esempio il controllo industriale di una batteria di montaggio, non utilizzerete mai un software chiuso, mai. Lo dovete scrivere voi, poi comunque in generale questo software, proprio perché non costano niente, lo prendete, lo scaricate, lo modificate come vi serve e poi lo implementate in una di questi oggetti. Ed è anche per voi una sicurezza, perché, e vi spiego subito, visto che comunque stiamo parlando di un microcontrollore o di applicazioni che riguardano il mondo fisico, se voi mettete un sistema chiuso su un oggetto, un dispositivo che vi deve controllare, che ne so, una pressa o un tornio, e quella macchina si rompe per problemi software, la colpa è vostra. È vostra di far pagare anche i danni. È vostra perché avendo comprato un prodotto chiuso non sapete quello che fa. E quindi può aver fatto uno sbaglio, un errore, perché voi non lo potete toccare e ne pagate le conseguenze. Con il software aperto questo succede di meno, molto di meno. Perché tanto voi sapete cosa fa, scegliete solo i compagni software che vi servono e state leggermente più tranquilli, chiaramente. Stato sotto cibo, come dice una persona. Ok, vabbè, come è fatto? L'abbiamo già detto un po'. In realtà, oltre a questi due connettori, possediamo tutta una serie di slot privati che sono, a buona parte, ingressi e uscite che possono essere controllati. Le uscite siano analogiche o digitali, poi sì, gli ingressi siano analogici e digitali. E poi abbiamo questa serie qua di slot, non so se potete vedere, questi sono dei slot per poter alimentare i circuiti esterni, come già avevo detto prima. Possiede due alimentazioni esterne che puoi erogare l'Arduino da 5 da 3,3 volt e poi avere la massa e così via. Ma in realtà questo è quello che ci serve e poi avere un connettore USB, già l'abbiamo visto e possiamo tranquillamente andare avanti. Allora,
In realtà, diciamo, il nostro Arduino da cosa è composto? Vedete questo chip qua? E questo qui, pure di Arduino, questo è l'Arduino. Questo chip in realtà è un microcontrollore che integra tutta una serie di sistemi. Cioè, non vi pensate che dentro quel microcontrollore ci sia solo memoria o una CPU. C'è tutt'altro, c'è tutto un sistema. E tant'è vero che tecnicamente viene detto sistema una chip. Cioè tutto quello che vedete in nella foto, nella raffigurazione, è tutto messo sul nostro, diciamo, sul nostro chip. Infatti, oltre alla CPU ci saranno una EEPROM, che è una memoria non volatile, poi vediamo come naturalmente può essere programmata, una memoria RAM, e pure qua dovremmo dire più cose, 26 dispositivi input-output, il dispositivo per la comunicazione serale ci serve per controllare la USB che si chiama USART, vari numeri di oscillatori e convertitore analogico digitale, e poi vedremo uno in qualche modo del SAR. Comunque, in generale, non vi pensate che qui dentro ci sia un processore di ultima categoria, eh? C'è un processore, però non è che ci sta l'Intel i7 o roba simile, è abbastanza potente, però per l'applicazione di Arduino va più che bene, anche perché comunque le potenze in gioco qua sono poche. Quindi dovete considerare che un oggetto del genere dovrebbe comunque lavorare, non so, un computer non ha a disposizione un'alimentazione della rete, una batteria non alimenta un processore di ultima generazione, cioè un processore va con i consumi. Ok, veniamo al punto e cominciamo a parlare della nostra CPU. Allora, ovviamente la CPU è di tipo RISC. RISC è l'acronimo di Radio Set Instruction Set Computer. Possiede quindi tutta una serie di accorgimenti tecnologici, per cui ci sono delle tecnologie invece che altre, delle scelte implementative invece che altre, per via di appunto problemi energetici e comunque appunto non avere un processore che è potentissimo. Quindi il fatto che sia RISC, dovete pensare che è stato pensato appositamente per un oggetto di questo tipo. Vediamo un po' come è fatto. Allora, a dispetto di quello che tutti voi potete credere, le istruzioni del nostro Arduino sono a lunghezza variabile. Ora, sembra un po' strano, perché normalmente noi siamo abituati a dei SIS con lunghezza variabile. Però in questo caso, siccome diciamo l'Arduino possiede appunto la possibilità di poter programmare più dispositivi, ha bisogno di istruzioni più potenti. Ma in realtà anche questo è un camuffamento, perché le istruzioni in realtà o sono lunghe 16 bit o sono lunghe 32 bit, però già questo vi fa capire che comunque la scelta implementativa che hanno utilizzato sta per poter far funzionare tutto quello che c'è attorno. Infatti lì in foto vedete anche il data parte del processore, cioè la schematizzazione del processore. Il program counter è a 14 bit, poi vedremo, approfondiremo un po' questo aspetto perché è un po' strano, 14 bit, ma lo capiremo il perché. Poi, siccome ha una scelta implementativa di una pipeline con un singolo stato solo con il prefetch e poi c'è uno stato di esecuzione, ha bisogno di un particolare tipo di modifica a quello che è il modello di von Neumann. Il modello di von Neumann cosa ci diceva? Che noi avevamo una CPU collegata ai dispositivi input output, collegata alla memoria, ma nella memoria c'erano sia dati che istruzioni. Nel nostro caso no. Nel nostro caso l'architettura che hanno scelto i progettisti che hanno creato il microcontrollore è un'architettura tipo hardware che separa la memoria delle istruzioni dalla memoria dati. Poi, chiaramente come qualsiasi altro tipo di CPU, la gestisce le interruzioni, ha più registri general purpose, diciamo di questo tipo, ha 8 bit o anche 16, ha lo stack register e poi ha appunto proprio il fatto che ha delle istruzioni a lunghezza variabile ci permette di avere c'è un modo di indirizzamento diretto, indiretto con offset, indiretto con pre e post incremento. Sapete che l'indiretto con pre e post incremento non implementa il MIPS? Sapete cos'è il MIPS? Un altro processore di tipo RISC, quello che stava con la PlayStation, non implementa il MIPS pre e post incremento, non ce l'ha. Un esempio. Allora, questi modi indirizzati sono molto semplici. Il modo indirizzato diretto, nell'istruzione abbiamo direttamente il nostro operando. Potrebbe essere un numero, un registro, cioè abbiamo solo un'istruzione. L'indirizzamento di tipo indiretto è un indirizzamento dove nel registro, ad esempio, troviamo un indirizzo diciamo che ci permette di accedere alla memoria dati del processore. Poi, detto con offset, è sempre un indirizzo, ma quell'indirizzo è la base di un array, perché l'array come lo fate a memorizzare in memoria, ovviamente. C'è un indirizzo base e poi vediamo un offset potete accedere alle varie di memoria. Con questo modo, un indiretto più offset, quindi più uno spostamento, potete accedere per esempio alla quinta, cioè dell'array, la sesta, quanto è grande e da che tipo di dati avete memorizzato nell'array. Poi, indiretto con pre e post incremento, in realtà non è nient'altro che l'implementazione come istruzione del fatto che voi accedete a una cella dell'array,
Poi, siccome state facendo un for, magari dal primo all'ultimo elemento, non addizionate voi l'indice, ma lo fa automaticamente con il pre e post incremento. Pre e incremento, andate all'indietro, dall'ultima alla prima e post invece al contrario, dalla prima all'ultima. Va bene, però penso va bene così. Le memorie. Allora, come abbiamo già detto, le memorie della VR sono di due tipi, una che contiene i dati e una che contiene le istruzioni. Andate tanto detto l'SDRAM, che non ha molto senso, perché la memoria statica e dinamica, ma l'ho messa perché in realtà la memoria dati sia statica che dinamica, poi vedremo il perché. Cominciamo con il vedere la memoria istruzioni. Organizzate in due spazi, il primo è boot first section, dove come dice stesso la parola, c'è il boot, cioè il sistema di boot, quello che permette all'Arduino di poter partire, di poter caricare il vostro programma e tutto è, di richiamare tutte le periferiche attorno, perché poi effettivamente tutte quelle periferiche devono avere un minimo di driver. Dopodiché abbiamo l'application window flash section, che è lo spazio di memoria destinata alla nostra applicazione. Bene, e qua c'è un problema, però non è nessuno se ne è accorto. Noi abbiamo 14 bit per il program counter, il quale indirizza le nuove istruzioni. 14 bit ce la fa a leggere o a indirizzare 32 kilobyte di memoria? Non ce la fa per niente. Perché 2 alla 14 fa 16.384, ma c'è un ma. Due cose che abbiamo detto prima, le istruzioni dell'Arduino sono a 16 o a 32 bit, quindi indirizzare byte per byte è completamente inutile. In realtà la memoria è fatta in modo tale che su un singolo indirizzo ci sono 16 bit, quindi se fate i conti li trovate, perché se fate 32.000 circa, quanto è 2 alla 32.000, 1024, se fate diviso, non diviso 16, ma se fate diviso 2 viene 16.384 e quindi vi trovate proprio giusto giusto. Però per il fatto che l'Arduino non possiede istruzioni più piccole di 16 bit, quindi i progettisti hanno detto ma che le facciamo fare a indirizzare byte per byte, tanto comunque sempre il minimo sarà 3 byte. E a questo punto riduciamo il program counter, riduciamo i consumi, riduciamo poi lo spazio di numero qua sullo spazio fisico che occupiamo sul nostro chip e ce la capiamo. Bene, la memoria dati invece è organizzata in maniera particolare, perché come vedete i primi indirizzi accedono ai registri. Cioè io tramite quell'indirizzamento non vado ad accedere alla memoria dati, che è dinamica. In questo caso perché stiamo parlando di registri. Non vado ad accedere, scusate, alla memoria statica che invece, come abbiamo già detto prima, è questa qua. Allora, questa qua è la memoria statica, che è la memoria dei dati. E la accedo in maniera sempre con l'indirizzo, ma da uno spiazzamento in poi. Dentro la CPU AVR ci sono i registri. Memoria dinamica per i dati. E accedo appunto mediante quello spazio di indirizzamento da 0 a 1F per i 32 registri general purpose, e poi il resto servono per 64 registri di input out, ulteriori 160 per diciamo si chiamano extended register, ma in realtà sono registri che fanno parte di tutti i dispositivi attorno perché ne sono tanti, e poi il SRAM da 0 a 100 decimale fino a 8FF. Fate un po' i conti su 2 kilobyte di memoria che avete a disposizione per i dati, più che sufficiente per quello che dobbiamo fare, anche se sembra poco. Andiamo avanti. Dopo questo, diciamo, l'Arduino implementa una piccola memoria EEPROM. Una memoria EEPROM, per chi non lo sa, è una memoria non volatile. Una volta che l'ho memorizzato i dati su quella memoria, la memoria non è di verde. Diciamo, è un figlio, questo dispositivo è figlio diretto della meccanica quantistica, perché FF diciamo, sfrutta quello che è l'effetto tunnel. Vabbè, poi chi lo farà lo saprà. Per accedere a questo tipo di memoria abbiamo tre registri, chiaramente. Uno che è il registro dati, un registro diciamo, per l'indirizzo, uno per il registro dati e l'altro per il controllo. In realtà quello 16 bit, poi venendo sul manuale, non ne utilizzo più 16, non capisco il perché l'abbiano messo. Dicono sviluppi futuri, ma in realtà di quei 16 bit forse ne utilizzano 8, ma al massimo più di questo no. Va bene, parliamo dei dispositivi di input output, quello che poi effettivamente ci interessa. Perché ci interessa? Perché questi dispositivi ci mettono poi di comunicare con il mondo esterno. Allora, io ne ho selezionati 4, due in questa slide e una successiva, perché selezionati tutti e fatti tutti quanti, stavamo qua ore, visto che ce ne sono davvero decine e decine, cioè il manuale viene su 750 pagine, se avete intenzione di vedere tutti quanti, scaricate il manuale e vedetelo. Io ne ho selezionati 4 perché questo qui, il primo, cioè tutta quella roba, in realtà è una copertura digitale analogica. Cioè ci permette di trasformare un segnale digitale in un segnale analogico. La tecnica che utilizza l'Arduino è una tecnica piuttosto diciamo, evoluta, che è il pulse width modulation. Che cos'è? Una cosa difficile da fare. Pensate che, diciamo, schematicamente è come se l'Arduino possedesse un interruttore.
dentro di quel meccanismo, che però potete accendere, chiudere e aprire in maniera molto veloce. E cosa succede? Se io devo trasformare un segnale che è effettivamente digitale al numerico, che cosa faccio? Tutto il segnale digitale mi va in un contatore che mi viene, il timer sarebbe un oscillatore, in modo tale che un contatore alimentato da un oscillatore, in modo tale che il contatore avanza. Cosa succede però? Che se io vado a mettere 8 e 16 bit, questo tipo di dispositivo con queste configurazioni più chiaramente del resto, che non qua mi sta a dire perché poi non riusciamo più, permette di selezionare l'ampiezza del mio impulso. Dice, a che ti serve l'impulso? Ti serve perché col passive di modulation e con il fatto che posso aprire e chiudere un interruttore, questo impulso, con la sua ampiezza, lo posso modulare in frequenza, ad alte frequenze, ma qua siamo ad altissime frequenze. Ma questo cosa succede? Succede che all'uscita del nostro Arduino avremo una serie di impulsi molto finti. Dice, e questo è un segnale analogico? Ovviamente no. Ma se il dispositivo che si trova dopo è un dispositivo che ha meccanicamente e elettronicamente una bassa inerzia, quindi impulsi non li vede, nel senso che va a vedere una sorta di media dell'impulso e quindi fuoriesce un segnale che è analogico. Perché vi dico questo? Un altro parlante, che è un dispositivo che viene alimentato da un segnale analogico, non seguirà mai un impulso che va a 100 MHz di frequenza, non ce la fa, vi segue solo la media, tra virgolette, di questo segnale e quindi mi rimette proprio un suono. In realtà questo si fa sulla scheda audio, non è che cosa, magie escono, no, questo è, benissimo. Il pulse width modulation è la tecnica con cui si può fare questa cosa, in una maniera molto molto semplice. Andiamo avanti, avete capito? Allora, andiamo avanti, che è l'USART. Che cos'è l'USART? È un dispositivo particolare, ed è l'acronimo di Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. In pratica gestisce le comunicazioni seriali, anche in modo. Noi normalmente quando lavoriamo con i processori abbiamo registri e i dati fluiscono su bus in maniera parallela, ovviamente. Se noi dobbiamo trasmettere questi bit fuori, se vogliamo utilizzare la comunicazione seriale, dobbiamo trasformare questi bit paralleli in seriali, cioè dobbiamo metterli uno dietro l'altro e dobbiamo spararli fuori. Quel dispositivo ci aiuta perché ha un ingresso a un'interfaccia parallela verso il computer, che è un registro. Il processore scrive su questo registro e automaticamente il dispositivo mette i bit uno a fianco all'altro e li spara sulla linea seriale. Dall'altra parte magari c'è un altro che fa l'inverso e permette comunicazioni sia asincrone sia asincrone seriali. Poi vediamo che significa asincrono e asincrono più tardi. Vediamo, poi come ho già detto prima, sempre l'ho fatto prima, volevo operare sia in modalità slave, quindi riceve la comunicazione seriale, sia in modalità master, perché quello che la sta dando, cioè sta comunicando. Poi chiaramente dipende da come viene settato. Ok, poi abbiamo un convertitore analogico digitale a 10 bit. Pensate che un dispositivo del genere fino a 20 anni fa costava un occhio della testa. Oggi invece è integrato in pochi millimetri quadrati di spazio. Allora, tale dispositivo permette la conversione di un segnale analogico in segnale numerico, digitale. In realtà di questi due dispositivi sono stati tanti, assai, però uno dei migliori sicuramente è il SAR. Ora, chi di voi lo conosce? A parte di voi. Vabbè, comunque, il SAR è un dispositivo, appunto, che utilizza un registro, non so come lo faccio vedere, c'è un'altra cosa. Fare la sigla in italiano di registro a successive approssimazioni, guai che cos'è, e lavora con un altro dispositivo vicino che è semicondensatore, che è un campionatore. Perché? Allora, se noi abbiamo un segnale analogico e dobbiamo trasformarlo in digitale, dobbiamo fare due passi teorici. Il primo è un campionamento del segnale, perché il segnale analogico è un segnale continuo nel tempo, cioè un segnale di questo tipo. Se noi qua abbiamo il nostro asse, i tempi, qua abbiamo la tensione, così, noi un segnale del genere lo vediamo continuo. Cioè noi dobbiamo trasformarlo in bit. Come facciamo? Beh, la prima cosa è campionarlo. Cioè, istanti temporali, noi chiameremo di primo, di secondo e così via, un dispositivo preleverà la tensione relativa a quell'istante temporale. E va bene, è già questo, non è un primo passo, però come vedete abbiamo ancora
le ampiezze nel segnale, cioè le ordinate continue nel tempo, sulle tensioni. E dobbiamo a questo punto trasformare tutti questi valori. Il dispositivo che lo fa si chiama quantizzatore, teoricamente. Poi chiaramente praticamente vediamo come. Una volta che il segnale è passato attraverso campionatore e quantizzatore, lo abbiamo sotto forma numerica. Il SAR è uno di questi dispositivi, lo faccio vedere perché è una cosa importante. Lo faccio vedere perché gli piace, perché è importante. Allora, innanzitutto come funziona? Allora, vediamo il nostro Arduino ha 10 bit, quindi significa che abbiamo un registro di 10 bit. 9, qua e 0, qua. All'uscita di questo dispositivo, di questo registro, c'è un piccolo convertitore digitale analogico. Non vi pensate che sia il pulse width modulation, no. È un convertitore a resistenze, dice così, R2R. Cioè, fatto con le resistenze e con un operazionale. Nulla di così difficile da fare, però chiaramente non è molto da affinare, ma serve in questo caso. Qui, cosa ci andiamo ad attaccare? Quello è un comparatore. E al comparatore che ci andiamo a prendere? Allora, l'ingresso del comparatore che è l'uscita del blocco campionatore, cioè del sample and loop. E qua viene il segnale VDT. Ora, il sample and loop, schematicamente lo possiamo vedere come un interruttore, così. Ovviamente l'interruttore, non vi pensate, è che ci sta un wind che fa così. No, c'è un transistor con un transistor che sono automatici, quindi fanno il lavoro dell'interruttore, anche perché non penso che una persona riesca a fare così 100.000 volte al secondo. A meno che non sempre attaccata a un operazionale di configurazione in seguito il buffer. Ora, questo operazionale dovete tenere presente che ha la capacità di mantenere una tensione pari a quella d'ingresso, cioè quando si chiude l'interruttore si campiona il segnale a un di primo e la mano si fa certa ampiezza. In uscita ci sarà la tensione VDT di primo che entrerà nel nostro campionatore. Poi vediamo come funziona. All'uscita del campionatore viene un'unità di controllo e mi va a programmare, cioè a scrivere sul registro. Come funziona? È semplicissimo. Allora, supponiamo di voler campionare un segnale. Facciamo una prima a tempo di primo. E qui che cosa avremo? VDT primo. Benissimo. Nel frattempo che succede questo, l'unità di controllo scrive a 0 tutti i 10 bit. Meno che l'ultimo. L'ultimo lo scrive prima a 0 e poi lo cambia a 1. Avremo quindi 1 con altri 9 0. In pratica si va del punto 512, se sono 10 bit. Che cosa succede? Che questa stringa di bit, entrando nel convertitore digitale analogico, viene trasformata in una tensione. Questa tensione all'ingresso del comparatore viene confrontata con i bit di prima, ma nel frattempo si è stabilizzato su questo valore, perché comunque c'è un tempo anche per il convertitore, cioè per il campionatore, di portarsi ovviamente alla tensione dei bit di primo, perché se prima stava a 0 si deve un attimo portare a bit di primo. Cosa succede? Che il comparatore che fa? Compara le due tensioni. Ora, se la tensione dei bit di primo è minore rispetto alla tensione che fuoriesce da un DAC, l'unità di controllo mette questo a 0 e passa al prossimo punto. Altrimenti la tensione questa è maggiore di questa, allora l'unità di controllo lascia 1 e prosegue al prossimo bit. In questo modo, facendo 10 giri di tutto questo marchingegno, si arriva ad arrivare alla stringa di bit, che poi effettivamente è il valore numerico del nostro segnale. Dunque, trasformato il nostro segnale da analogico a digitale. Un'altra precisazione, il DAC come funziona? Il DAC funziona con una tensione di riferimento, che può essere qualsiasi. Nel nostro caso possiamo scegliere tante, quella interna che non di più la 1 volt. Altrimenti possiamo impostare all'esterno, c'è un pin sul Arduino che si chiama RF, che è analog reference, oppure possiamo mettere quella da 5 volt o da 3,3 volt. Pensate semplicemente a quanto è potente questo strumento. Perché se voi vedete 5 volt abbiamo una sensibilità di quanto? Di 5 diviso 1024. Che sono le massime combinazioni su 10 bit, cioè una sensibilità elevatissima di qualche millivolt, che per dei sensori va benissimo, un sensore comunque permette di erogare una tensione non di 20 volt sicuramente. Quindi riusciamo a trasformare un segnale anche molto piccolo in quello che è effettivamente un segnale numerico, una bella cosa. Poi abbiamo un ultimo dispositivo. Posso? C'è una domanda. Sì,
Sì, ma all'esterno, oddio, lo puoi lavorare anche nella posizione di 9 volte. C'è una... È l'alimentazione, no? Se tu stai diretto a fare alimentazione, sì. Se vuoi avere... Non può essere alimentata 9 volte, non può alimentare un... all'esterno. No. Perché c'è una... un bimbo che si chiama INMP, GNM, no? No, altre... Come si sta dicendo? Insomma, è una posizione di... No. Cioè tu vuoi veramente diventare un circuito esterno a 9 volte. Esatto. No, non lo puoi fare. Non si può fare. No, devi costruire un altro circuito. A parte che comunque c'è 9 volte assai. Ma cioè tipo il lancio funziona 3,3 volte. Cioè se tratta di sensori che tu devi semplicemente alimentare, l'Arduino basta e avanza. Se invece devi alimentare degli attuatori, ad esempio, un motore elettrico, non un servo, un motore elettrico, ti serve un quello che comunemente si chiama trasduttore. Cioè un segnale. Cioè un dispositivo che raccoglie il segnale di controllo dell'Arduino, un segnale di alimentazione e utilizza questi due per poter controllarti il motore, ovviamente. Ma questo è comunque, non è solo una cosa dell'Arduino, c'è anche nell'industriale, i VLC si utilizzano per le grandi catene di montaggio, non ce la fanno a alimentare, cioè sono la pressa idraulica che fa un telaio, ovviamente, serve che avrebbe un trasduttore, cioè un dispositivo capace di fare queste cose, ovviamente. Va bene, stavo dicendo. Il dual serial interface, detto se è una semplice interfaccia che ci permette di controllare ed effettuare trasmissioni seriali. Quindi utilizziamo due soli fili, in realtà uno per il clock, che non porta dato, l'altro per i dati SDA. Ora, chiaramente oltre a questi due fili ci sono altri due fili di servizio, di tensione, di alimentazione e massa, ma non li considerate. Questo tipo di dispositivi possiamo controllare fino a 128 teorici ulteriori dispositivi. Perché è importante? Ma non è che ce ne fanno, c'è da vedere l'usaggio. In realtà l'interfaccia, cioè la serie interface, si utilizza per questo, per collegare e per controllare il line jack. Poi vediamo. Ok. Chiaramente oltre a questi dispositivi ce ne sono tanti altri, che come già detto prima per brevità non ve li faccio vedere, ma perché ne sono davvero un'infinità. Ci sono dispositivi per la generazione e gestione di più clock, ad esempio, perché magari un dispositivo ha bisogno di una temporizzazione in un altro modo. Gestione dell'alimentazione, come ho già detto prima, per il fatto che comunque questo tipo di scheda può lavorare anche stand alone, è risparmio di energia. Camera watchdog, dispositivo per il controllo delle cause di reset. Però dovete capire che chi ha costruito questo dispositivo, questo chip, questo tipo di controllo, non l'ha fatto l'Arduino, ma l'ha fatto perché cercava, appunto, perché vuole che tale dispositivo approdi nel mercato industriale. Ma se ho il mercato industriale deve avere comunque un modo per poter controllare il flusso di esecuzione del mio programma. Ebbene, quello è uno dei tanti metodi. Poi vediamo che c'è anche uno di sotto. Nel senso che se il mio dispositivo si va in blocco e si resetta, perché l'ho voluto io che si resettasse, ha giocato perché? Altrimenti posso distruggere un macchinario industriale e vengono fuori decine di miliardi di euro. Cioè considerate che la pressa di quella che fa i telai costa 2,5 milioni di euro. Se si rompe sono bei danni. Non solo per la macchina, ma tutta la catena di produzione che si ferma. Quindi in realtà avere dispositivi che ti permettono di capire perché si è bloccato effettivamente serve. Poi abbiamo il vettore per il controllo delle interruzioni, che anche questo gestito in maniera particolare perché non è un normale processore. E poi il debug uguale con il chip. Quello che Marco faceva di qualche stradella, come lo dice. In pratica che cos'è? È svolge due funzioni. La prima è quella di controllare il flusso del programma, ma in un altro contesto. Però non lo dico perché sennò cioè ci vorrebbe un solo corso. Vabbè. E poi abbiamo questo dispositivo che permette la programmazione delle memorie non volatili, cioè dell'area con delle flash. Quando noi dobbiamo programmare, questo dispositivo entra in azione e programma le memorie che il processore non può fare. No? A posto. Ok. Una volta detto questo, finalmente, per chi si è ammirato nella parte architetturale, tensione, corrente, bit, cose varie, passiamo al software. Ora, siccome noi sviluppiamo il programma in C o in C++, potete immaginare che le fasi di tipo del software sono uguali, comunque molto simili a quelle che noi facciamo con un programma su una macchina comune. Abbiamo il preprocessing, la compilazione e il collegamento, con l'istruzionalità del collegamento di utilizzo del e il caricamento sulla board. Ora, ovviamente, cominciamo con il preprocessing. Ve lo ricordate? Allora,
noi poi faccio vedere che quando programmeremo, noi non andremo a scrivere int main, apri parentesi, chiudi parentesi, tutto quello che include. No. Sì, includeremo le librerie, ma non riusciamo, cioè, con quello che facciamo, se vediamo, se analizzeremo solo il nostro programma, diciamo questo come si trasforma in un programma vero e proprio, così. Perché una volta che noi abbiamo fatto il nostro sketch, programma, lo chiamano così, quindi non so perché, programma è più bello. Rimane la cosa succede, che il programma viene preso, lì te lo prende e lo inserisce in un vero e proprio programma C, quindi ci mette in testazione int main, apre parentesi, di parentesi, parentesi graph, return, tutte quelle belle cose. E poi ci aggiunge un'ulteriore libreria, che è la vprogramma.h. Ora, in quella libreria, che è una bella libreria, ci sono tutte le definizioni e tutto quello che serve per l'Arduino per funzionare. Cioè, in realtà il nostro programma, siccome deve essere collegato a basso livello con quello che è l'hardware, quindi col processore, memoria, tutte queste belle cose, ha bisogno di driver. Ora, non è che voi dovete scrivere ogni volta che fate un programma il driver, o comunque il programma per poter utilizzare tutti i dispositivi. No, e lui non lo fa, perché ce l'ha. Non fa nient'altro che aggiungere al vostro listato le chiamate alle librerie che vi servono. Dopodiché che cosa succede? Voi avete scritto una bella funzioncina. Bene, bisogna creare la dichiarazione. Vi ricordate la differenza tra dichiarazione e definizione? Va bene, allora, una dichiarazione di una funzione o di una variabile, la differenza sta in questo, non comporta spreco di memoria. Cioè voi state solo dichiarando una cosa, in soldoni questo è, se voi fate qualunque tipo di funzione, nessuna memoria, memoria non viene toccata. Cioè dite semplicemente apri il processore, ci sarà una funzione che avrà queste parole di ingresso, queste parole di uscita, quindi avrà quella firma. Ma non andate assolutamente a toccare la memoria. Quando fate la definizione invece, istanziate memoria all'interno della vostra macchina. Quindi quando fate void procedura 1, apri parentesi ton, chiudi parentesi ton, apri parentesi a, fate la vostra funzione, quella è la definizione della funzione. Quando si compila quella, occupa memoria. Il prototipo no. La stessa cosa vale per le classi e per gli oggetti. Se voi fate una classe e fate un punto H e un punto CTP, lì non occupate nulla. State solo dichiarando la classe e come deve essere il nostro email. Quando è il programma utilizzatore fate classe spazio C1 punto e virgola, quello è una definizione. E quindi ho qua di nuovo. Comunque, tornando a noi. Quello di sviluppo quindi, stavo dicendo, sì, creare le dichiarazioni delle vostre funzioni che avete già definito. E poi include tutti quei librerie che voi potete utilizzare in più al vostro programma. E poi vedremo quali sono anche per il NineChat e per il servomotore. E così si conclude la fase delle cose. Sì, abbiamo un bel listato, cioè non immaginate che dopo la fase di processing il vostro programma rimane così. No, è una cosa enorme, perché contiene tutte le librerie che si chiamano le librerie, e quindi è bello grosso. Una volta che questo è fatto, cosa succede? Succede che si passa alla fase di compilazione e coordinamento, e qua abbiamo di una bella cosa. Allora, innanzitutto i compilatori sono quelli là. AVR-GCC e AVR-GTP, per chi ha programmato almeno una volta su Linux, GCC e GTP non dovrebbero essere troppo estranei. Comunque, i compilatori compilano mediante il programma tenendo conto di alcuni file di configurazione che gli vanno a dire guarda che l'Arduino che stai programmando ha 3 kB di memoria per le istruzioni, 2 kB di memoria per i dati e così via, che il processore è fatto così. Quindi c'è tutta una serie di cose che sia per la compilazione, il collegamento e dopo il caricamento serve. Una volta che il vostro programma parte alla compilazione, ovviamente bisognerà compilare tutto e anche le vostre librerie. Secondo voi, spassionatamente, le librerie come vengono compilate? Staticamente o dinamicamente? Come? Staticamente. Vengono compilate staticamente. Cioè tutto quello che vi serve è compilato e inserito nel vostro eseguibile. Perché questo? E perché si utilizza il CPU a questo punto? È il C. Allora, il fatto è questo, vedete, voi qua sopra non avete un sistema operativo. Non avete niente, è solo un bootloader piccolo. Non vi potete pensare che ci sia un sistema che gestisce le librerie dinamiche, come su Linux o su Windows. Avete bisogno di tutto quello che vi serve nell'eseguibile. Per questo motivo la compilazione avviene in maniera statica. Tutto viene compresso nell'eseguibile, che si trasforma da file.o oggetto
dopo il link, dopo che il link ha attivato tutte le tabelle dei simboli, non so se vi chiamo dei ricordi, arrivando a un file con l'unica estensione .exe. Ora, a questo punto faccio la domanda, perché il C è C++ invece che un altro linguaggio di programmazione più semplice? Perché C e C++ è compilato, per questo motivo. Perché voi partite da un programma scritto ad alto livello e arrivate direttamente all'eseguibile. L'eseguibile pronto, caricato, finito. Se voi dovete vendere, non lo so se avete mai programmato con linguaggi interpretati, quel programma deve essere prima interpretato, già, ok? Fa una prima compilazione e diventa bytecode. Il bytecode va sulla macchina virtuale, la giant virtual machine, e viene eseguito. Quanto codice dovete mettere per poter eseguire quel programma? Uff, a candela, per terminare a Napoli. Tanto, non tanto. E chiaramente con 2 kilobyte di memoria non potete inserire anche il vostro interprete qua sopra, non ce la farete mai. Ok, grazie, mi piace. Ok, l'ultima fase, che è anche la più semplice, è il caricamento sulla board. Cioè, il file.exe.hx, usato sempre la compilazione, vi verrà caricato dal programma che avvia R2 sulla vostra board. Tenendo sempre presente che il processore ha bisogno di questo, perché la memoria è fatta in un certo modo, ci sono i dispositivi in contatto con quei driver e così via. Fatto questo, potete divertirvi con il vostro programma sull'Arduino, ovviamente. Andiamo, pausa. L'USB può essere utilizzato sia per l'alimentazione che per la... Ovviamente. Per esempio su altri, schede Arduino c'è la possibilità di scegliere se si vuole alimentarlo da esterno e programmarlo con l'USB, o si vuole alimentare con l'USB e programmare con l'USB. C'è un buon dicendo, per esempio su 2009, al primo 2009 si può fare questa cosa, sono gli smart. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, questo è di sviluppo, è semplicissimo. Qualcuno di voi per caso ha mai programmato un process in Java? Process è una semplice libreria molto dedicata a noi studenti per poter avvicinarci a Java e la programmazione di oggetti in 2D e 3D. Se avete mai programmato con questa cosa, questo è uguale, cioè è presa proprio da là, non è che l'hanno fatto da nuovo. Hanno proprio utilizzato il principio dell'open source, hanno preso un programma che è il linee di sviluppo in questa classe Java particolare, l'hanno modificato e l'hanno fatto questo, hanno fatto il processo linee di sviluppo per Arduino. Poi sapete perché Arduino si chiama così? Avete mai visto perché Arduino si chiama così? Sembra strano. Tutto semplice, perché gli ingegneri in generale hanno bisogno di litri di caffè, ma assai caffè ogni volta. E i progettisti di Arduino andavano molto spesso in un bar che il cui gestore si chiamava Arduino e insomma non voleva la scheda, non la scheda. Andiamo avanti. Ieri avevano bisogno di fagioli. C'è dietro, non avevano bisogno di fagioli. No, ma sono 10 minuti. Questa è una piccola cosa, questo è un piccolo esempio di un piccolo programma, molto piccolo programma su Arduino. Allora, vi dico subito quello che fa, accende e spegne l'endo, quindi pensate che faccia risa. In pratica, che cosa vediamo? Però dobbiamo un attimo focalizzare la nostra attenzione su queste due procedure. La prima procedura, detta setup, ci permette di inizializzare tutta una serie di cose, a nostra discrezione ovviamente, quello dipende da quello che dobbiamo fare, ma normalmente è utilizzato per l'inizializzazione di variabili, strutture di controllo, dispositivi di top come in questo caso, eccetera. Poi invece la procedura loop è il ciclo principale del processore. Perché vi dicevo prima che non c'è il sistema operativo? Perché questo è il processore, cioè qua il processore fa sempre le stesse cose, gira, questo si chiama loop, perché fa sempre questo, e questo è il programma che va a eseguire sempre, non fa nient'altro. Cerchiamo di capire a questo punto le varie funzioni, almeno per avere un'idea. Questa funzione qua, pin mode, in pratica che cosa fa? Inizializza il LED pin, che è il pin numero 13, ad essere un pin di uscita. Perché? Perché l'Arduino, avendo i medesimi pin sia di ingresso che di uscita, devono essere inizializzati. Cioè questa funzione collega virtualmente ad un registro in uscita il nostro pin 13. E questo fa. Poi, nel loop che cosa abbiamo? Un'ulteriore funzione.
canzone che si chiama Digital Bright, che come dice il termine permette la scrittura in uscita digitale dal PIN 13. In realtà, infatti, vediamo anche i dello che sono due costanti che significano appunto metti il LED PIN numero 13 al alto, quindi compaiono 5 volte. Se c'è un LED acceso, il LED si accende. Dopodiché cosa succede? Delay, pause. Cioè si dice al processore aspetta quanto? 500 millisecondi, mezzo secondo, poi vi dico il perché. Dopodiché la medesima funzione sul pin 13 dice no, ok, mo ti astupa, vai a 0 e un'altra volta aspettiamo mezzo secondo. Ora se io questi due le tolgo, voi vedete sempre il LED acceso. Perché? Perché il processore di Arduino è velocissimo e anche se accende e spegne il LED, se mette e toglie la tensione, dobbiamo parlare così, al pin 13, ma la mette e la toglie in un intervallo di tempo che è brevissimo. Cioè, siamo al re del clock del processore, quasi dipende. E quindi voi non vedete niente, non vedete neanche lo sfaffugliamento, vedete sempre le acceso. Ma questo si mette nelle pause, perché altrimenti non si apprezzerebbe per nostro male. Anche perché, il processore di Arduino, utilizzando una pipe, riesce a eseguire alcune istruzioni in un singolo ciclo di clock. Quindi un singolo ciclo di clock fa un'istruzione, chiaramente no, questa cosa è abbastanza complessa, ma alzare un pin in esterno è velocissimo, perché tanto è un byte, è un bit, alza e va una end, lo vedremo, una end, non ci vuole niente, la end è velocissima, l'aula fa subito, e in un singolo colpo di clock ti alza il bit sul pin 13. Ecco perché bisogna mettere delle pause, ma prendi non si vede niente, ovviamente, ma questo è ovvio. Infatti se voi fate un piccolo esperimento e modificate, fatelo a casa se ce l'avete, anche perché costa poco, cioè una ventina di euro la cavate. Se cambiate pause, magari ci mettete un ciclo fuori piuttosto lento, quindi mettete un bel intervallo che vi diminuisce la pausa, vedete che mano a mano gli lampeggiamenti vanno sempre più veloci. E ad un certo punto l'lampeggiamento non riuscite più a vedere, perché va talmente veloce che il vostro occhio non lo segue, ovviamente. Comunque, fate quello che sta non mi direte niente. Chi ce l'ha? No, c'è anche lui. Oh, è un sacco di gente. Tutti organizzati. Va bene. Allora, non lo so, devo fare adesso. Vai. Vabbè, allora, ricominciamo. Stavo dicendo che dovevamo vedere come poter controllare il lanciacqui. Bene, il lanciacqui utilizza un protocollo, che è questo qua. Ora, che cos'è un protocollo? Un protocollo di comunicazione è una serie di regole formali che permettono a due entità di poter comunicare tra loro, qualsiasi esse siano un'entità. Anche nell'essere umano utilizziamo un protocollo, anche se non è proprio ecco formale, però è comunque un insieme di regole carte per poter fare una comunicazione. Ora, i protocolli esistono di vari tipi. Dicevo prima, vi ricordate quando ho detto l'USA sincrono e asincrono? Beh, esistono due tipi di protocolli in generale: protocolli sincroni e protocolli asincroni. In particolar modo quando si parla di comunicazione elettronica, perché poi l'informatica è un protocollo sincrono. Mi sembra che si sia ricordato nessuno. Comunque, in generale, i protocolli sincroni e asincroni si differenziano più che altro e hanno un loro punto di riferimento la velocità delle due entità. La velocità di cosa viene intesa? La velocità di elaborazione. Se le due entità hanno una velocità di elaborazione piuttosto simile, processore e cache, allora il protocollo che può permettere la comunicazione tra queste due macchine può essere di tipo sincrono. Che significa di tipo sincrono? C'è un segnale di clock dove ad ogni fronte di salita o fronte di discesa viene qualcosa. Questo qualcosa può essere la trasmissione di un messaggio oppure il semplice non fa nulla, ma in realtà le due entità sono perfettamente sincronizzate. Appena vi è l'utilizzo comunque un comando o un bit che si alza o qualsiasi altra cosa, un segnale che fa un'unità all'altra, ai prossimi cicli di clock sicuramente avverrà una comunicazione o comunque un evento. Per quanto riguarda invece i protocolli asincroni, ecco, i protocolli asincroni sono più che altro sono stati progettati e utilizzati quando due macchine sono molto lente, hanno una velocità più che altro differente, ma parecchie.
processore e controller del disco fisso. Allora, il disco fisso, per poter recuperare un dato, mediamente ci mette qualche millisecondo. Nel frattempo il processore ha già fatto quasi un milione di clock, 10 di clock, quindi comunque è inutile far aspettare una macchina così veloce con un controller così lento. Il protocollo asincrono servono per questo, perché io ti do un comando, tu mi dai la conferma che il comando l'hai ricevuto è da via la tua elaborazione e poi ti ho detto ciao, ci vediamo quando è finito. Nel frattempo il processo le passa a fare altro. Questo è tutto il meccanismo che gestisce dalle interruzioni, dalle ISR, quindi servizio di interruzioni, comunque c'è parecchia informatica e teoria sotto. In ogni caso quello che noi andiamo a vedere, dopo questa piccola digressione, è il protocollo IOC, che è un protocollo che nel nostro caso sincrono, perché tanto bene o male, la velocità, perché sono due oggetti che hanno velocità molto differenti tra di loro. Abbiamo due linee di comunicazione dati, una che è la SDA, la serial data line per i dati, e l'altra SDC che è per il clock, appunto perché sì, c'è un clock che tempifica tutte le operazioni. E poi due linee di servizio che sono una di alimentazione e una di massa. Allora, come ho detto prima, potevamo tramite questo protocollo controllare 128 dispositivi e l'anfala, non è vero. Di questi 128 16 sono riservati. Perché sono riservati? Perché questo protocollo, nei vecchi antichi anni 80, che Dio gli abbia in gloria, fu costruito e progettato dalla Philips, la quale se ne ha presi 16 per usi suoi. Quindi cioè sono 12 112 effettivamente controllabili da noi. In più, la fregatura qual è? Che tu il protocollo puoi utilizzare quante volte vuoi liberamente, però per registrarti l'indirizzo del protocollo, perché poi c'è un indirizzamento, devi pagare la Philips. Pensate un po' quando effettivamente si può. Non lo so perché hanno utilizzato questa cosa, vabbè, scelte loro. Ok, andiamo avanti, se va avanti la slide, ma tanto pare, ok, a posto. Allora, il protocollo I2C, per poter lavorare, ha bisogno di due nodi, vabbè, è ovvio. Il nodo master, cioè il dispositivo che genera il segnale di clock e lo gestisce, e il nodo slave che lo subisce. Ma non ha potere sul segnale di clock, perché poi è quello della base della comunicazione. La velocità con cui si imposta la comunicazione è chiaramente il mezzo con il quale comunicare. E appunto ci sono due modi distinti di operare, sia per il master che per lo slave. Non mutuamente esclusivi durante una sessione di comunicazione, significa che se il master riceve, non è detto che non possa anche trasmettere, o viceversa, per quanto riguarda lo slave. Allora, in realtà, come possono generarsi le due coppie? O c'è un master che trasmette controllando il clock e lo slave riceve, o c'è un master che riceve e lo slave trasmette. Nel nostro caso vediamo tutti e due, perché in un primo momento c'è l'handshake dove il master trasmette e lo slave riceve. In un secondo momento, quando il NineChat decide di passare poi i dati, lui trasmette e il master riceve, che serve l'Arduino, il master ovviamente. A proposito, ma che fine ha fatto? Sta là. No, l'Arduino. Ok, andiamo avanti. Il NineChat qui. Bene, per chi non lo conosce, difficile, qualcuno lo conosce. Per chi non lo conosce, possiede tre sensori. Un accelerometro su tre assi, una levetta che è questa qua, ma ce l'ho, non lo posso vedere, sono delle numere. Una levetta che è questa qua, che ti dà una posizione rispetto a x e a y, ovviamente, rispetto a due assi che sono x e y. E poi due pulsanti, z e c. Ovviamente utilizza il protocollo I2C per comunicare, fornisce solo ed esclusivamente lo stato dei pulsanti e il valore dei suoi sensori. Okay, passiamo avanti. Come comunica con questo pacchetto? E qua ci sono cose da dire. È un pacchetto molto semplice, sono 6 byte. 48 bit, quindi. Allora, i primi due forniscono come intero senza segno la posizione della levetta rispetto all'asse X e rispetto all'asse Y. Poi abbiamo i moduli di accelerometro, solo che però non so il perché, l'accelerometro ha 10 bit. Come hanno deciso di dividere questi 10 bit che ha progettato questo dispositivo? I bit più significativi, i primi 8, sono qua. Quindi c'è rispetto a X, rispetto a Y, rispetto a Z. I meno significativi sono nel byte 5. Infatti che casino che dobbiamo fare per recuperare, poi vi faccio vedere. Allora, AZ è il bit più significativo dell'ultimo byte, cioè gli ultimi due bit significativi dell'accelerometro. Lo so che vi sto flippando con i significativi, ma seguitemi. Poi ci sta l'accelerometro rispetto a Y, l'accelerometro rispetto a X, e due soli bit
che mi identificano la strada dei pulsanti C e Z. Anche qua non so perché, ma quando vale 1 non sono premuti, quando vale 0 sono premuti. Ma non so perché, io ho fatto il contrario, però va bene. Non lo so. Andrò a ricamare a chi ha fatto questa cosa, però. Ok, vabbè, questa è la spiegazione del Barton, come ho fatto vedere. I valori variano circa tra 29 e 228, sono prove sperimentali che ho fatto io, ma magari qualcun altro va a chiedere altri valori, perché ovviamente questi sono fatti in appalto, quindi non vedo che vengono presi sempre in tutte le parti, vengono assemblati, va bene, ma queste sono altre cose. E va bene, questa è la nostra spiegazione di quello che ho detto prima. Andiamo avanti. Come lo colleghiamo? Il plug che voi avete è questo qua. Se avete il mindset originale dovrebbe essere questo qua. Se ne avete uno che è compatibile non lo so, ma in realtà poi l'interfaccia software e hardware è la medesima. Poi può cambiare il connettore, ma in realtà sono sempre quattro fili. Due sono ground e 3,3 di servizio per alimentare il nostro mindset. Uno è clock SCL e l'altro è data SDA. Poi li colleghiamo. Allora, quindi questo è il connettore, io già precedentemente l'ho ricaricato. Quello in alto a sinistra è il clock, cioè questo qua, se non sbaglio, ok, questo qua. Che è questo qua. Io volevo farlo diretto, vabbè, attimo solo. Oh, risolviamo il problema una volta e per sempre. Ci siamo, vedete? Posto? Ok. Grande. No, come si vede, va. Vedete? Questo è il plug. Ora, il cavo in alto a sinistra è il clock. Cioè questo qua, vedete? Questo qui, alto a destra, bene. Il clock andava collegato al pin asincrono, vedete qua, vedete, anche se non si vede, sta qua, A5, ora l'Arduino e questo qui. Il pin A5 sta qua, eccolo qua, dove si vede, questo qui, e lo colleghiamo qua, esatto. Poi abbiamo, andiamo indietro, rimettiamo la slide completa, ok. Poi abbiamo, non lo faccio senza che lo faccio vedere, non si faccio più, no, comunque vedete. Allora, qua abbiamo il connettore data, cioè quello là che sta in basso a destra, al pin analogico qua. Quindi lo prendiamo, anche voi a caso lo fa. Non so se lo dovete fare, questo qua e va al connettore A4. Poi abbiamo 3,3 volte e quello in basso a sinistra, qua, e da qui, poi l'ultimo, quello là, in alto a destra, che è grande, e quindi là, qua. Fatto, non c'è bisogno di altro. Dopo di, se non vi cercate la vedere l'immagine sull'Arduino, comunque, questo è. Per il resto il collegamento hardware non vedete altro, cioè sono quattro fili da collegare semplicemente senza saldatura, senza niente. Per quanto riguarda il software dovremo collegarlo con un'interfaccia, qua ci giochiamo un po', che è l'interfaccia Wire, disponibile con l'IDE, anche se open source, vabbè, tutto quello che ho detto prima. Interfaccia Wire, allora, l'interfaccia Wire in realtà è una classe, ok? Che vi permette di utilizzare il controller del C e gestisce quella famosa. Quel famoso dispositivo che è il debug wire 2, ma come si chiama? Quello. Allora, ragazzi, no? Non ho una mente molto. Non è pratica, non va. Appunto, la classe wire contiene questi metodi. Questi metodi e altri. Questi qua sono quelli che utilizzeremo e sono i principali. Vabbè, molte cose sono autoesplicative, però quello che a noi ci interessa. Sono questi qua perché sono quelli che utilizziamo. In ogni caso, se voi volete avere una esamina completa della classe, o andate sul sito di Arduino dove ci stanno tutti i manuali, tutte le la spiegazione di ogni singola libreria, di ogni singolo metodo, oppure ve la aprite e ve la guardate, non ci vuole molto. Chi è quello che sta programmando oggetti? Dai, ci sarà.
per gli altri li potete guardare sulla e finalmente mettiamo le mani in pasta. Allora, quello che vedete è la prima parte di 5 del programma che ho scritto per poter leggere dati dal Nunchuck, come abbiamo nel programma, per controllare, per leggere dati dal Nunchuck, perché purtroppo è una periferica piuttosto semplice, l'unica cosa che possiamo fare è leggere dati da essa. Come facciamo? Allora, l'inclusione di questa libreria, che è la classe che ho detto prima, che sarebbe l'interfaccia software, per quella che ci serve. Poi il buffer dove andrà a produrre il pacchetto, sono serie, vedete? Ed è un carattere unsigned, cioè l'intero senza signo, però il C dice che il carattere, bene o male, in realtà non è un carattere, ma è un numero, perché si rapporta alla tavola asci. Quindi abbiamo soprattutto 256 valori in una tavola asci. Possiamo utilizzare questo trucchetto invece di andare a prenderci l'intero, perché l'intero è 16 bit su Arduino. Questo è più piccolo, risparmiamo la memoria. Dite, ma risparmiamo la memoria è una cosa assurda, perché noi teniamo megabyte sui computer. Sì, ma qua non lo so, non lo vedo, quindi risparmiare la memoria è importante. Poi abbiamo la medesima cosa, e quindi due byte interi senza segno per il joystick X, cioè per il joystick sull'asse X e per sull'asse Y. Int CNT, che è un semplice contatore. Z bar e C button si capisce da solo. Questo caso, per chi l'ha fatto idea, non lo so, va bene. La notte. Poi, delay time. Vabbè, è un booleano interno. Ottimo. Io ho dovuto risparmiare memoria perché è importante. Non so dimenticare di cambiare. Vabbè, saranno due pull, ma non cambia niente. Nel senso che pensate che non cambiate int. Ma se io sono male, ho fatto più. Vabbè. Delay time, vabbè, questo caso è forse intero perché è 1000 ed è l'intervallo di tempo necessario, appunto, che noi richiediamo per prima di leggere un nuovo pacchetto che viene dal lancio. Aspettiamo un secondo. Attuare link è l'oggetto della classe che ci permetterà, che poi rappresenta la nostra libreria. È dichiarato come un oggetto, quindi attuare è il tipo e link sarà l'oggetto che dovremo utilizzare. Setup è la funzione che vi ho detto prima. Allora, qui abbiamo serial.begin 9600. Questo inizializza uno schermo virtuale che vi potrà far rappresentare i dati che transano sulla porta SAN, sull'USB. Ok? 9600 è semplicemente la frequenza di aggiornamento, nel senso che la frequenza con cui si va a leggere su questa, sulla periferica. Nel nostro caso è slash dev slash accm0. Y, particolare, perché utilizzo un sistema Linux, quindi se puoi utilizzare un sistema Windows non mi ricordo. Nome dei Windows, no, nome del TTX, il nome dei terminali. Comunque. Poi abbiamo link.begin, è una metodo che ti ho fatto vedere prima. Inizializza la comunicazione. Inizializza la comunicazione che significa? Comincia a sparare il clock, tecnicamente. Poi abbiamo lancia init che c'è il clock, ve lo faccio vedere. Ecco. Se al print finisce il setup che ci dice ok, il setup è completo. Tutto a buon fine, non ci sono errori. Poi ve lo faccio vedere in diretta. Se non ho collegato male i dati. Allora, lancia init effettua l'handshake. Come ho detto prima, è vero che non trovo che sono sincronia e sincroni, ma elettronicamente parlando, perché dal punto di vista informatico, se voi ci pensate, non esiste nessun protocollo che è sincrono. Perché il TCP richiede un handshake, UDP non ci sta, cioè il TPA come arriva arriva. Oppure l'indirizzo IP, il protocollo IP che sono già quelli a basso livello, oppure quelli con UDP, quando arriva arriva. Quindi quando la sincronicità in questi protocolli qua di rete non esiste tecnicamente, ma neanche con l'hardware del computer. Perché quello che vi ho spiegato prima tra processore e memoria, tutto un protocollo a livello di hardware, non lo vedete voi come programmatori, ma se dovete programmare la scheda di rete, la tastiera, il mouse, qualsiasi altra periferica, che sono comunque periferiche per ruolo, anche la scheda video, ha bisogno comunque di un protocollo di comunicazione asincrono, non potete farlo altrimenti, l'internet che si fa normalmente per informare. A livello elettronico può anche starci la sincronicità. A me non parliamo. Allora, questo è l'handshake. 0,52 è un esadecimale e identifica nel metodo begin transmission l'indirizzo del Nunchuck registrato dalla Wii alla Philips. Dopodiché cosa fa il nostro master, cioè Arduino? Fa un link send 0x40, cioè è l'handshake. Una volta che ha impostato l'indirizzo fa o ci sei, una volta che ha fatto o ci sei,
che cosa fa? Fa link.send quest'altro byte 00, cioè dice a Rhymeshark di comunicargli un primo pacchetto, ma è un pacchetto fittizio, cioè un pacchetto con tutti 255, tutti uno, semplicemente per far capire, tra virgolette, al protocollo, ok, l'altra parte ci sta, cioè qualcosa comunica e possiamo cominciare la comunicazione. Send 0, invece, è una procedura che permette di richiedere al Rhymeshark un altro pacchetto. Vedete come c'è sempre backing transmission e end transmission. Vediamo alla ciccia loop. Allora, questa procedura che cosa fa? Richiede dal Rhymeshark all'indirizzo 0x52, sempre se decimale, 6 byte. Nel frattempo che i byte sono disponibili, leggili e decodificali, perché poi vediamo che il Rhymeshark pure bastardo, ti maschera alcune cose, non si leggono. Se non vengono decodificati con una particolare procedura, vedete cose un po' strane. E metti nel buffer che abbiamo dichiarato prima, e aumenta il contatore. Quando è finito, ripristina il contatore a zero, richiedi un altro pacchetto, stampa quello che hai ricevuto e aspetta. Domande? Faccio vedere cosa esce fuori dalla decodifica. Allora, qual è la decodifica? L'ansia c'ha di questa è la semplice decodifica, cioè prende ogni singolo byte, fa la XOR, questo è XOR, 0x17 con questo valore esadecimale. Non mi chiedere perché l'hanno fatto così, cioè io ho visto le specifiche su internet da un foglio che alcuni hacker l'hanno fatto, hanno detto che si fa così perché effettivamente se non mettete quella cosa che sono colori strani anche sui tasti più il medesimo valore, ma non le funzioni di decodifica. Dopodiché vediamo un po' di analizzare la funzione, la procedura che ci stampa i valori di Rhymeshark. Allora, i primi due direttamente sono valori come aggiunto da 8 bit che ci danno la posizione della retta rispetto a x e rispetto a y, mentre invece qui cosa facciamo? Dobbiamo prendere effettivamente che cosa? I 10 bit dell'accelerometro. Come facciamo? Vi ricordate questa cosa fa? A? Bene, quell'altro quindi lo fa a destra, questo a sinistra. Questo lo ricordate che cos'è? Benissimo. Questo? Morto. Bene, allora avete già capito bene o male quello che facciamo, però ve lo faccio vedere perché è abbastanza cazzo. In pratica noi che cosa abbiamo? Volendo supporre di prendere tutti i 10 bit dell'accelerometro, noi cosa sappiamo? Sappiamo che un byte contiene, non mi ricordo qua, 8,5,6, vedete non cazzo, non è sempre lo stesso, contiene gli 8 bit più significativi, ok? Mentre invece il byte 6, che cosa arriva? Allora, vediamo, questo è il byte 6, allora aveva 2 bit A di 0, 2 bit A di X, 2 bit A di X, C e Z. Se io voglio prendere A di X, che devo fare? Devo fare uno shift di 2 a destra di tutta questa cosa qua. Poi, se lo faccio lo shift di qua, no? Come per esempio lo faccio vedere qua, come potete vedere, shift di 2 a destra, perché poi faccio l'endo 3? 3 cos'è il binario? E quindi cosa succede? Tutto il resto va volendo a 0 e si annulla. Quindi supponiamo che il byte 6 sia così, sia 1 1 1 0 1 1 0 0, lo so, non è scala, non fa niente. Allora cosa faccio? Faccio 2 shift a destra, questi si cancellano. Siccome qua c'è uno 0, automaticamente avrò 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Se vado a fare l'endo 3, lo faccio 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, me li salvo questi qua. E ho ottenuto che cosa? Ho ottenuto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Quindi ho ottenuto il valore che era qui dentro. Ora come faccio a metterlo qua dentro, che sono 8, devo allungare questo, lo faccio diventare un intero, con la ansia int. Quindi questo diventa un intero, che è 16 bit, e quindi qua fa 8, 15.
faccio uno shift a sinistra in due posizioni, quindi le prime due, e faccio un auto, perché tanto qua sarà sempre 0-0. In quanto, come potete vedere, non era stato neanche inizializzato, ma in realtà è stato inizializzato. È sempre 0-0. Una volta fatto questo, faccio la OR, ed ecco fatto. Ottengo 10 dip dell'accelerometro, sia per quanto riguarda la X, la Y e la Z. Fatto questo, devo andare a questo punto a leggermi i due valori degli assi Z e C. Vabbè, è chiaro che lo shift cambia, perché due volte per la X, quattro volte shift a destra per la Y, sei volte lo shift a destra per la Z. La velocità rimane sempre la stessa. Fatto questo, che cosa vado a fare? Vado a capire i tassi sono premuti, non sono premuti, o faccio un semplice switch. Fa la medesima tecnica del resto. Cioè faccio uno switch su byte 6 con la head a 3. Non mi serve fare nessuno shift, già stanno fuori. Eccoli qua. Tutto il resto me lo butto a 0. Quindi ho quei due bit. Ora, i primi due bit meno significativi. Quanti valori posso dare? Posso dare 4 valori. O è 0, o è 1, o è 2, o è 3, intero. Bene. Se è tutto 0, che significa? Che entrambi i bottoni sono stati premuti. Se è 1 significa che il bottone Z è stato premuto. Cioè che il bottone C è stato premuto. Se è 2 significa che il bottone Z è stato premuto. Se è 3 non sono stati premuti nessuno di tutti e due. Vi trovate? Come l'ho detto, ecco fatto. E abbiamo capito, meno male, il Nunchuck, che cosa ci ha dato. Dopodiché c'è una banale procedura che mi stampa tutto. Ok, vediamo se funziona. Ovviamente. No, non c'è quella della in questo caso. Tanto. Se non ho fatto una volata nel cablaggio. Chi di voi ha visto il video già di anteprima? Qualcuno ha visto il video di anteprima? Quindi okay. Sa sapete che funziona. A casa funziona. A casa funziona. Proviamo. Allora, quello che vedete in basso sono tutto quello che ho detto io prima. Cioè, almeno il rosso non si vede tanto bene, ma se avete il computer a casa, vedete che fa preprocessing, combinazione, collegamento e caricamento. Lì c'è tutto l'altro. Ok, dovrebbe aver funzionato. Dovrebbe. L'ho fatto un'altra volta. Vabbè. Qui, sesamo, si è aperto qua davanti. Eccolo qua. Questo è lo schermo virtuale, vedete i valori che sta leggendo in questo momento. Ok, guardate qua, a questo punto io sposto la levetta a sinistra, guardate la 6, il primo sulla sinistra, vedete come è cambiato? Benissimo. Facciamolo a questo punto andando a premere i due tasti. Z e C cambiano. Benissimo. Questo è. Ma al contrario, l'ho detto prima, è strano, non so il perché, ma così è per l'accelerometro, vedete come cambiano i valori dell'accelerometro, vedete, lo sto muovendo. E tutti e tre i valori cambiano in relazione chiaramente a quello dell'accelerometro. In ogni caso, abbiamo risolto. Beh, questo è il nostro primo esempio. Ora, vabbè, lo so, non è molto bello, non è molto... non è applicato, devo fare lo so, che si parla per giocare con quello, non lo faccio vedere, non mi preoccupare. Lo so, mi conosco. Ok, andiamo avanti. Adesso vediamo la cosa bella, il grasso che cola. Mi serve un motore. Che cos'è un servo motore? Non è un motore normale, ovviamente. Cioè non è un motore elettrico standard, ma è un motore particolare, perché contiene dentro questo scatolotto c'è elettronica e meccanica insieme. Perché? Perché questi servomotori sono motori che servono per il controllo, non per la propulsione. Che significa per il controllo? Devono avere caratteristiche particolari. Forte linearità tra tensione, velocità e corrente coppia. Cioè io se metto 3 volte, tra virgolette, di controllo, devo sapere quello che si muove. Poi posso repetitamente spostare la coppia e quindi far girare il motore in un altro verso, perché deve essere veloce. Tutte queste caratteristiche da un motore normale, cioè senza niente, elettrico, ma non potete avere. Perché un motore elettrico ha inerzia. Se voi dovete invertire la marcia, appunto la rotazione dell'asse, da un verso all'altro di un normale motore elettrico, dovete aspettare che quello si ferma e va da un'altra parte, da un'altra direzione.
quindi aveva certa inerzia, cioè, certo tempo nel frattempo che il motore effettua questa cosa. Il motore di questo tipo? No. Il motore si ferma e riparte subito. Poi perché così della meccanica di ingranaggi tali che lo possono permettere. Un esempio di utilizzo di questi motori. Le valvole, le grandi valvole che si utilizzano per esempio nelle centrali idroelettriche o nelle centrali termoelettriche possono essere alimentate anche da questi motori, che non sono così piccoli, sono belli grossi, però tramite sempre un controllo di questo tipo muovono e aprono e chiudono le valvole, oppure i motori brushless che sono, fanno scintille, vengono utilizzati per le applicazioni in cui bisogna stare attenti, perché magari non c'è acqua nelle tubature, ma c'è un combustibile, gas per esempio. E quindi c'è bisogno di non fare scintille anche al di fuori. Motori brushless così configurati possono controllare le valvole di apertura e di chiusura. E beh, poi ci sono tanti altri esempi. Io non l'ho fatto più. Chiaramente può essere all'interno tutta l'elettronica, la meccanica necessaria, la movimentazione e il controllo. Quindi non abbiamo bisogno di fare null'altro che collegare all'Arduino, Nient'altro, nulla di più. Vediamo il programma. Il programma è molto simile a quello precedente. Perché si manda indietro? Prima del programma, cerchiamo di vedere come collegarmi al nostro Arduino. Io come l'ho già detto nel programma. Allora, come ho già detto prima, siccome elettronica e meccanica sono già dentro, noi dobbiamo semplicemente collegarlo con i cavi. Però secondo me questo qua è modellistico, però dà l'idea. Ha tre cavi. Due sono di alimentazione e uno è di controllo. L'alimentazione chiaramente è qua dell'Arduino, da 5 volt. Il controllo è fatto con il pulse width modulation. Cioè, in base alla tensione, l'asse del motore si sposterà rispetto a un angolo. Allora, in generale, utilizzeremo per far questo anche la libreria servo, che è da servo.h della rete. Come si controllano questi motori? Allora, noi abbiamo a disposizione 180 gradi di movimento, da 0 a 180. Mettendo un numero che identifica l'angolo, il motore si porta a quell'angolazione. Basta, finito. Questo è. Basta un solo metodo, infatti vedremo dopo in che modo. I cavi sono questi tre, uno si connette alla pin di controllo, gli altri due pin di alimentazione dell'Arduino. E faccio anche il primo già abbiamo preso per il lancio, per 3 gradi, ma il 5 volte va più che bene. Allora, poi possiamo passare. Il programma è molto simile a quello che abbiamo visto prima, non è che cambia tantissimo. L'unica cosa che non cambia, che ho tolto, è la, diciamo, mostrare i dati sulla dai letti sul monitor. L'unica cosa che faremo infatti è come vedete serial.begin, serial. Non ci sono più. C'è la dichiarazione, la definizione, scusate, della classe dell'oggetto motor 1, che è di tipo serial. Dopodiché c'è motor1.attach 9, significa che noi colleghiamo il pin di controllo del motore al pin 9 dell'Arduino. Poi c'è void lancia kit che guardiamo l'indice con il lancia. Void set 0 che serve per mandarci un altro pacchetto dal lancia. E poi c'è stata una cosa che mi sono dimenticato di mettere, ma ve lo dico a voce. In pratica, per poter controllare questi tipi di motori, non andremo più con un delay di un passo di un secondo, perché se no i motori si muoverebbero ogni secondo. Ma siccome dobbiamo vedere un movimento che è fluido, il delay sarà di 15 millisecondi, quindi velocissimo. Anche perché non ci serve leggere a noi. Siccome non abbiamo più il monitor, non abbiamo più, come posso dire, requisiti di lettura, perché se facessi invece con il monitor 15 millisecondi verrebbero fuori una serie di dati enorme, non riusciamo neanche a leggerli, per quanto vanno veloce. Mentre invece in questo caso, siccome, ripeto, vogliamo un controllo fluido del motore, bene. Poi, loop è lo stesso tipo di prima, a parte che avvio la procedura di controllo, che è quella là, del saturno, lì spaventerete quanto sia semplice questa procedura. Eccola là. Per semplicità, siccome effettivamente è un motore solo, vado a prendere solo il primo byte, che è provato la levetta sulla 6X. Poi è chiaro che si possono fare 200.000 applicazioni con più slot, con più cose, quello che volete, robot, che ne so, aerei, missili nucleari, quello che volete. E in pratica tramite il metodo write e post, che ricordiamo sia che è un numero senza segno ad 8 bit, io posso scrivere quello che voglio e posso far muovere il motore rispetto agli assi. Vada bene, non l'ho fatto perché così non sono spazio di voi, però c'è una piccola cosa da dire. Qual è la cosa da dire? È che comunque il controllo viene fuori da un essere umano,
io, che quando vado a prendere il nunchuck appoggio il dito qua sopra e comincio già a muoverlo, nel senso che posso creare delle interferenze. Interferenze di che tipo? Cioè dei jitter, delle piccole perturbazioni nel sensore. Queste perturbazioni mi fanno vibrare leggermente il motore. Se infatti lo vedete, il motore vibra un pochino, anche se sta fermo. Perché? Perché l'uomo non è fermo. Cioè, se voi pensate di avere la mano ferma, non la vedete. E quindi queste cose, siccome non c'è nessuna procedura che le filtra, verranno direttamente passate sul motore. Io non l'ho scritta perché così potete, non so, divertirvi a casa, quello che volete fare a tutti voi, ma ci vuole una procedura che vi filtra tutti gli effetti di disturbo. Ma no, è molto semplice, non è che ci vuole. Basta comunque controllare, vi dico una cosa, le derivate, poi fate come volete. Va bene, colleghiamo il secondo motore, poi faccio un ringraziamento. Allora, io lo faccio in più, ancora una volta. Allora, questo lo vedete a tre cavi. I colori sono nero, rosso e bianco. Il rosso e il nero sono l'alimentazione. Il rosso è l'alimentazione del presidio. Magari lo vuoi mettere alla webcam così? Tanto, ma tanto bisogna guardare la 5 volte, la webcam la faccio vedere. Poi il nero va al ground, all'acqua, molto bene. Aspetta un momento, eccolo qua, lo vedete? Eccolo, ok, applaudo, tasto fatto, bella questa, citazione necessaria, l'ira di Dio. Va bene, che ha seguito le Linux di anni fa, un camminato. Molto bene, pronti. Sto bravo. Allora, non faccio il nuovo programma. Lo so, il nuovo programma. Mandolino, vedete? Adesso ci vedete? Posto? Ecco, così si vede. Guardate qua, la ficaggine, come ho fatto vedere anche nel video. Benissimo, questo succede perché l'Arduino legge i dati dal nunchuck e li trasmette al motore. In questo modo potete controllare, guardate, ora non sto fermo, basta che appoggio un po' il dito sul nunchuck, vedete, non lo sto muovendo, però sono comunque dei piccoli disturbi, non so se li notate, vedete? Questo dovete toglierli, perché bene, se dovete fare un controllo preciso, mi danno fastidio. Bene, con questo andiamo a fare un altro giro. A fare un altro giro. Guardate il giro che c'è. Particolare di invertire facilmente la coppia. Guardate qui, vedete come risponde? Con un minimo di ritardo, ma risponde. Ora, con il motore elettrico normale, questo voi non lo potete fare, perché il motore elettrico, per farlo, dovete aspettare. Ok, benissimo, siamo arrivati alla fine. Ringraziamenti, ovviamente, al presidente della nostra facoltà, Piero Saladino. No! La nostra facoltà di ingegneria, a professore Antonio Pescalera, che purtroppo non è presente, ma è il nostro grande supporter, ragazzi dell'associazione che hanno permesso di fare questo, vi daranno posizionando su Perla. Lì ci sono i riferimenti della nostra associazione, la mail, e poi i riferimenti che ho utilizzato io per questo seminario. Il sito di Arduino dove potete trovare vari esempi, le documentazioni sulle librerie, e dovete avere anche un link per chi lo vuole acquistare. C'è lì un negozio online in inglese, ma potete acquistarlo da là. Poi, c'è la città dell'Artimega, dove ho preso tutte le notizie riguardanti l'architettura e il resto, vabbè, di Wikipedia, dall'Artimega.com, che è l'azienda che conosce il controllore, e poi la mia mail. Finito!
tutti quanti lunedì 14 maggio alle 11:30. Allora,